Oggi all'Oratorio di San Giacomo viene presentato un progetto sulla legalità portato avanti dagli scout di Rivarola. Noi l'anno scorso abbiamo scelto di affrontare come capitolo l'argomento delle mafie. Il capitolo è uno strumento che noi utilizziamo per informarci sulla realtà che ci circonda e per poter quindi poi compiere delle scelte consapevoli nella vita di tutti i giorni, sia come comunità, quindi scout in questo caso, ma anche come singolo individuo. Abbiamo scelto di affrontare questo argomento anche perché noi sappiamo che la mafia al nord è presente. Durante quest'anno abbiamo lavorato su diverse tematiche, diverse sfaccettature inerenti alla mafia, tra cui la tratta. Infatti abbiamo avuto l'occasione di partecipare ad un evento di unità di strada fatto insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII. Ci siamo informati riguardo a come la mafia gestisce lo spaccio sulla nostra penisola, riguardo al caporalato. Abbiamo partecipato a diversi incontri di informazione con volontari di Libera che ci hanno spiegato la storia, un po' tutti i grandi avvenimenti in cui è stata coinvolta la mafia, e in più abbiamo partecipato il 21 marzo alla manifestazione nazionale fatta contro le vittime innocenti di mafia. In più ci siamo accuratamente informati per tutto ciò che concerneva l'operazione Minotauro. Alla fine di questa informazione, di tutto il lavoro che abbiamo svolto durante l'anno, abbiamo affrontato un viaggio e siamo andati in Sicilia per ripercorrere un po' le tappe delle vittime più importanti di mafia. Quindi siamo stati a Capaci, sul posto della strage di Falcone. Siamo stati anche a Palermo, sul posto della strage di Borsellino, ma anche del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Siamo andati a Cinisi, infine, anche per ricordare Peppino Impastato, dove abbiamo visto la casa e siamo stati al memoriale. Inoltre abbiamo anche svolto un'attività al Giornale di Sicilia, in cui ci hanno parlato un po' di Mario Francese, della sua storia. Che abbiamo poi scritto. Dopo la nostra route, cioè che sarebbe il nostro evento estivo, ci siamo resi conto di avere la volontà, il volere di trasmettere con la nostra parte di popolazione a Rivarola quello che abbiamo imparato. Perciò siamo riusciti a organizzare questo evento intitolato L'Arancina Racconta, con l'intenzione di raccontarvi, testimoniarvi tutto quello che è stato il nostro lavoro annuale, e anche per trasmettervi quelle che sono state le utili testimonianze che abbiamo potuto vedere e incontrare in Sicilia. L'importante per noi non era tanto trattare l'argomento con superficialità e avere un po' un'idea di che cosa sia e di cosa abbia fatto la mafia, ma attraverso tutta la preparazione durante l'anno e attraverso il nostro viaggio in Sicilia abbiamo avuto la possibilità di conoscere a fondo questa tematica e portarla qui da noi. Parte della nostra informazione è stata fatta anche tramite il presidio di Libera di Cornier. Per chi volesse avvicinarsi agli scout e farne parte e condividere questo progetto? Il gruppo è sempre aperto, attraverso lo scoutismo si può avere un buon metodo educativo, di crescita e di gioco. Ci trovate a Rivarola in piazza Sunciales, che è la nostra sede, tutti i weekend dalle 15 alle 17. Possono unirsi con noi bambini dagli 8 anni fino a ragazzi dai 18-20 anni. Vogliamo ringraziare tutti voi che avete partecipato, anche il sindaco e i volontari di Libera presenti oggi. Salve, siamo il clan del gruppo scout Rivarolo 1 e siamo qui per raccontarvi la nostra esperienza in Sicilia. Quello che vi presenteremo stasera è un diario di bordo in cui affronteremo le varie tematiche legate alla mafia e affrontate durante il cammino. Ecco qui l'inizio della nostra avventura, partiamo da Rivarolo per la volta di Malpensa, carichi e sempre pronti. Arriviamo a Punta Raisi, dove ci attende un caldo torrido. Per quanto riguarda l'aeroporto, l'origine è molto controversa. Si trova infatti in un punto scomodo, dove è presente il mare da tre lati, portando problematiche tecniche, tra le quali la lunghezza della pista e la vicinanza alla montagna. L'origine dell'aeroporto è di stampo mafioso. Infatti venne costruito vicino al territorio del boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti. Qualche fermata di treno per arrivare a Isole delle Femmine e ci mettiamo in cammino per arrivare a Capaci. Qui staremo due giorni, dove visiteremo il luogo della strage. Presso il Giardino della Memoria troviamo due obelischi che riportano i nomi delle vittime, il magistrato antimafia Giovanni Falcone e le persone della sua scorta. Da lontano
vediamo una casa bianca con l'iscrizione No Mafia sulla facciata. Raggiungiamo quel luogo dove è stato dato l'ordine di far saltare il manto stradale il 23 maggio 1992 alle 17:57. Ritornando nella sede nella quale abbiamo pernottato, agli scout è stato dato in gestione un luogo confiscato ad una famiglia mafiosa. Non è così semplice la gestione quotidiana. Infatti, molto spesso sono vittime di danneggiamenti. Il giorno dopo partiamo per Palermo, ovviamente a piedi, quindi comporta una bella camminata di 17 km. Ne approfittiamo per andare al mare, per un bagno. E, ormai a sera inoltrata, arriviamo alla sede scout del Palermo 22, dove abbiamo riposato. Il mattino, di gran carriera, andiamo a visitare un altro luogo molto importante, Via D'Amelio, il luogo dell'attentato a stampo mafioso del magistrato Paolo Borsellino, mentre era in visita alla madre e alla sorella. Il caso vuole che, sbagliando strada, incontriamo una signora, che al tempo abitava nello stesso palazzo della madre del magistrato, e che ci mostra alcune foto dell'attentato. Giunti in Via D'Amelio, troviamo un ulivo al quale sono appesi molti simboli, tra cui anche simboli scout. Scegliamo di lasciarne uno anche noi per dare traccia del nostro passaggio. Nel pomeriggio ci incamminiamo verso il centro di Palermo. Saremo ospiti per 2 giorni di un'altra sede scout, quella del Palermo 15. L'attività del mattino è stata molto particolare. Abbiamo deciso di dividerci a coppie e andare in giro per Palermo alla ricerca della vera ricetta dell'arancina. Cosa abbiamo trovato? Ve lo faremo scoprire, anche se ci sono varie scuole di pensiero. Alla fine dell'attività ci siamo trovati in Via Carini, il luogo dell'attentato al generale Carlo Alberto Della Chiesa, che il 3 settembre 1982 era diretto a un ristorante insieme alla moglie. Durante il pomeriggio abbiamo raggiunto la sede del giornale di Sicilia. Conoscevamo un po' la vita di Mario Francese, assassinato dalla mafia il 26 gennaio 1979 a colpi di pistola, ma volevamo avere delle testimonianze da parte dei suoi stessi colleghi. E la nostra visita al giornale è stata pubblicata. Allontanandoci dal centro di Palermo, abbiamo raggiunto il primo bene confiscato alla mafia in Italia, divenuto Base Scout Volpe Astuta. Qui abbiamo dato una mano con la pulizia del campo, luogo che tuttora subisce vari furti, nonostante siano passati 30 anni dal suo passaggio di proprietà. Nella base è presente un luogo assai misterioso, la camera dello scirocco. Probabilmente è stato luogo di incontri tra vari esponenti mafiosi. Meraviglia antica costruita circa nel 1500 da un mercante genovese intento a scavare una cava. Si trovano all'interno dei cunicoli antichi per il trasporto dell'acqua, chiamati canat. La camera dello scirocco è un luogo fresco e umido, nonostante la temperatura esterna. Il settimo e ottavo giorno sono stati giorni di spostamenti vari. Il più significativo è stato quello da Palermo a Carini in treno, e qui la stanchezza si faceva sentire, ormai eravamo più che affranti. Partiamo alla volta di Cinisi, paese natale del giornalista e attivista Giuseppe Peppino Impastato. Sono stati tanti chilometri, ma uno strano soggetto ci ha sempre fatto compagnia. Eccolo qui, Whisky, per diversi chilometri fino a Cinisi. Il giorno dopo, insieme alla nostra cara mascotte, che non voleva assolutamente salutarci, visitiamo la casa di Peppino Impastato, ucciso da un mafioso che risiedeva a 100 passi da casa sua. Ecco il perché del titolo del film dedicato a lui, insomma. Sulla strada si trovano infatti 41 mattonelle che portano alla casa del boss Gaetano Badalamenti. E per concludere questa meravigliosa route in terra siciliana, ci siamo concessi, a sera inoltrata, un tuffo al mare, arancine e cannoli.